Ciao a tutti, come bene immaginerete sono in un bosco e complice questa giornata di sole sono qua per farvi conoscere una pianta che amo tantissimo. È un'erba in realtà tossica, anzi velenosa, ma che contribuisce enormemente per chi abita nelle zone di campagna, nei boschi, a costruire quel profumo di anticipo di primavera. La pianta è l'elleboro, è un fiore che io adoro e che vorrei farvi conoscere nei suoi usi anche antichi, magici e tradizionali. E se poi il video piacerà, magari mano a mano che avanza la stagione vi farò vedere altre piante. Ok, guardiamo l'elleboro. Ecco il responsabile di questo profumo di primavera. E adesso appena trovo un esemplare più bellino, vedo di farvelo vedere meglio. Questo è l'elleboro. Ed eccolo, eccoci qua, questo è elleboro, in particolare questo mi sembrerebbe proprio elleboro viridis. Le varietà spontanee più diffuse in Italia sono per l'appunto il viridis, quello che stiamo guardando, e il fetidus, puzza, fetido, e la varietà Niger, che è forse quella tradizionalmente più interessante. Non ci formalizzeremo, nel senso che bene o male per i nostri usi non c'è grandissima differenza, almeno a primo abbozzo. Ok, proseguiamo. Dovreste sentire il profumo, nel senso che nel bosco il profumo quasi etereo, proprio il profumo della primavera. Da vicino il fiore per me è buono, anche se alcuni sostengono che sia puzzolente perché ha una vaga nota di pipì di gatto, ma è veramente molto molto buono. Il fiore è meraviglioso, non so se vedete, poi riuscirò a farne un primo piano, credo. Da un punto di vista energetico, l'elleboro, se dovessimo paragonarlo a un suono, sarebbe una Z con una nota bassa e una nota alta, vibrante. Provo per rendere l'idea, al netto delle mie capacità, per rendervi un'idea, a figurarvelo con un suono. Nota bassa, radice, fusto e questo ronzio che riempie il bosco ed è il fiore. L'elleboro è una pianta di Saturno in un qualche modo e anche di, se lo associamo rispetto a lo zodiaco, nettuniana, no? Quindi andiamo nelle profondità. Ed è interessante che queste profondità siano le prime ad emergere. Nella primavera che arriva, questa nostra pianta saturnina dà alimento col suo polline, ci darà i primi insetti che iniziano a risvegliarsi. Quali fossero i suoi usi tradizionali, arrivo subito a raccontarlo. Prendiamoci 2 secondi però per parlarne da un punto di vista farmacologico, medico, tossicologico, eccetera. Vale la pena sapere con che cosa abbiamo a che fare. L'elleboro è un veleno. Non si deve scherzare sull'elleboro. Normative eccetera lo mettono nei tossici piuttosto che è un veleno, ok? Quindi nessun oleolita, nessuna tisana, nessuna pomata, è proprio da evitare, a meno che non si sappiano, non si conoscono dosaggi, quali sono i principi attivi, ok? Perché alcuni dei principi attivi sono, ad esempio, l'elleborina, che è un cardiotossico, agisce in modo simile alla digitalina, la digitalis purpurea, e peccato che sia un cardiotossico, cioè insomma, sono robe da evitare, ok? Quindi non scherzate con questa pianta,
non è una pianta su cui scherzare. Addirittura le sue parti più attive passano attraverso la pelle. Ok, quindi veramente una pianta a cui portare rispetto. Adesso ne parliamo meglio per l'uso nostro. L'eboro è una pianta che lavora in modo assiale, ok? Sull'alto e sul basso. Quando si fanno lavori che riguardano il cosiddetto pathworking, il viaggio fra i mondi, fra il sopra e il sotto, ecco, questa è una pianta che assolutamente in una miscela di incenso può essere interessante. E in particolare le radici che venivano chiamate tempo fa in alcune tradizioni capelli di strega, perché a parte un primo fittone rizomatoso si dividono in tanti capelli, ok, molto molto sottili. Il modo migliore per cavare, diciamo, una radice di eboro è quello, ad esempio, di aspettare che ci sia un po' di pioggia, quindi che la terra si ammorbidisca, e poi eventualmente toglierla. Attenzione, portate rispetto alla pianta, perché è una pianta perenne. Quindi a voi sembra una piccola pianta di eboro e magari invece ha... Ma quanti anni ha? Non lo sappiamo. Magari è vecchia come la quercia di 300 anni che c'è accanto. Ok? Quindi molto rispetto e utilizzarla se e solo se vi viene utile rispetto a questo. Ok, come dicevo, pianta che lavora sull'asse, ok, pianta che lavora principalmente sull'asse scendendo, e il mio suggerimento è, se proprio la volete utilizzare, se dovete fare lavoro di questo tipo, è quello di bruciarla una volta seccata, in particolare la radice, su un carboncino. Provate, guardate, non esagerate. Come dicevo, una pianta velenosa e tossica, ok? Posto questo, beh, è il profumo della primavera. È veramente magnifica, magnifica. Buona primavera a tutti.